Proseguiamo lo studio del comportamento del consumatore analizzando la curva di indifferenza. La curva di indifferenza, insieme al vincolo di bilancio che abbiamo visto in precedenti video, è il cuore della teoria del consumatore. E quindi adesso vedremo insieme le caratteristiche di una curva di indifferenza. Prima di scorrere insieme le slide, vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che esiste anche una pagina Facebook chiamata Il Faro dell'Economia e potete seguire la pagina per avere altre informazioni sull'economia e la finanza. Se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, potete mettere un like e se avete dei dubbi, delle curiosità o delle richieste, potete, come di consueto, utilizzare i commenti in basso sotto il video. Diamo due definizioni della curva di indifferenza, una non tecnica e una da manuale. Una definizione non tecnica può essere questa, e cioè che la curva di indifferenza è la rappresentazione grafica delle preferenze di un consumatore che danno la stessa soddisfazione. Quindi è una linea, è una curva di consumi che secondo il consumatore danno la stessa soddisfazione. Quindi per lui i consumi posti su questa curva hanno la stessa utilità, danno la stessa soddisfazione. In modo un po' più tecnico possiamo dire che la curva di indifferenza è l'insieme di panieri di beni o servizi che un consumatore considera indifferenti e ai quali attribuisce la stessa utilità. È lo stesso concetto però descritto in modo un po' più formale. Ora piano piano andremo a vedere le caratteristiche della curva e come disegnare una curva di indifferenza. Prima di tutto dobbiamo dire che la curva di indifferenza è una curva di livello. A cosa serve questo? Beh, perché una curva di livello ci permette di rappresentare in due dimensioni un concetto economico che avrebbe bisogno di tre dimensioni per essere rappresentato. Quali sono queste tre dimensioni? Il consumo di un bene, il consumo di un altro bene o di un altro servizio e l'utilità associata al consumo di questi due beni. Usualmente invece abbiamo appunto due assi, l'asse verticale e l'asse orizzontale. E rappresentiamo prezzo e quantità o quantità e quantità e disegniamo dei grafici. In questo caso avremo bisogno di tre dimensioni, però perché abbiamo il consumo di un bene, il consumo di un altro bene e l'utilità. La curva di livello ci permette di eliminare una dimensione e quindi come dire, evitiamo la rappresentazione su tre piani che è più complessa e quindi utilizziamo le curve di livello proprio per ovviare a questo, chiamiamolo, problema. Ad ogni curva di indifferenza è associato un livello di utilità, di soddisfazione. E in questo modo si può rappresentare quindi quella utilità nello spazio bidimensionale del consumo di due beni. Quindi la curva di livello indifferenza ci elimina una dimensione, poiché la curva che vediamo rappresentata ha già un valore predeterminato dell'utilità. E quindi noi rappresentiamo quel determinato valore dell'utilità nello spazio del consumo di un bene e di un altro bene. Ora può sembrare complesso, però attraverso il grafico diventa tutto più chiaro. È da ricordare infine che in economia di solito si tende a semplificare concetti complessi. In questo caso il consumatore noi sappiamo che acquista due beni, nella realtà invece il consumatore acquista centinaia di beni, valuta l'utilità di tutti questi beni e quindi la rappresentazione sarebbe molto difficile. In microeconomia si semplifica e appunto si analizza l'utilità associata al consumo di due beni, di due servizi o di due panieri di beni, in modo tale da rendere un po' più semplice la rappresentazione, però il concetto espresso è sempre, come dire, importante, è come dire, legato al comportamento reale di un consumatore. La curva quindi di indifferenza è rappresentata su un piano a due dimensioni. Abbiamo sull'asse verticale la quantità e il consumo di un bene, in questo caso bene Y, sull'asse orizzontale la quantità e il consumo di un altro bene, che chiamiamo bene X, ma possiamo chiamarli anche bene A, bene B, bene 1, bene 2, insomma. L'importante è che sappiamo che sugli assi abbiamo le quantità consumate di due beni, o di due servizi, o di due panieri di beni e servizi. Prima di osservare come tracciare una curva l'indifferenza, osserviamo tre regole che devono seguire le preferenze del consumatore. Una prima regola è quella dell'utilità ordinale. Cosa significa? Significa che il consumatore deve essere in grado
di ordinare i panieri che può consumare in base all'utilità che trarrebbe dal loro consumo. Cosa significa? Se noi presentiamo al consumatore due panieri di beni e servizi, lui ci deve dire se questi due panieri per lui sono indifferenti, quindi danno la stessa utilità, o se uno dei due ha una utilità maggiore o minore dell'altro. Non è necessario quantificare l'utilità, cioè dare un valore, come dire, l'utilità 100, 200, 300. L'importante però è che tra due panieri ci sappia dire quale è preferito. Per dare un esempio stupido, tra consumare 5 birre e 10 pizze e consumare 10 birre e 5 pizze, quale dei due panieri è preferito? Un'altra caratteristica, un'altra regola che deve seguire la curva di indifferenza è la coerenza delle preferenze, cioè se il consumatore ci dice che preferisce il paniere A al paniere B, quindi un mix di beni ad un altro mix di beni, e poi ci dice che questo paniere B è preferito al paniere C, allora il paniere A deve essere preferito al paniere C. Non possiamo avere preferenze diverse tra A e C. Quindi se c'è questa successione A è preferito a B e B è preferito a C, A deve essere per forza preferito a C. Se non è così, c'è un problema e quindi bisogna rivedere un po' come si comporta questo consumatore. La teoria dice che appunto ci deve essere questa coerenza nelle preferenze. E infine un principio di non sazietà. Si suppone che più consumo, maggiore è la mia utilità, quindi non vi è un limite al consumo, non mi sazio mai. Più pizze mangio e più birre bevo, più sono contento, maggiore la mia utilità. Non arrivo mai a saziarmi. Quindi, tenendo presente queste tre regole, tenendo presenti queste tre regole, adesso vediamo come rappresentare finalmente, graficamente, una curva di indifferenza. Quella che vedete è appunto una curva di indifferenza. A questa curva di indifferenza è associato un determinato livello di utilità, pari a 100, 200, dipende dal caso. Su questa curva di indifferenza, vedete i pallini rossi, ci sono insiemi di consumo di bene Y e bene X diversi, che però danno tutti la stessa utilità. Quindi sono vari panieri, vari consumi di Y ed X che danno a questo consumatore tutti la stessa utilità. Quindi si chiama curva di indifferenza perché per il consumatore consumare un paniere qualsiasi o un altro paniere sulla stessa curva è indifferente, perché per lui l'utilità finale sarà la stessa. Quindi tutti i pallini rossi che vedete per lui sono indifferenti, perché il mix diverso di bene x e bene y alla fine a lui darà la stessa utilità. Quindi questo è il concetto di curva di indifferenza. Quindi abbiamo capito perché si chiama di indifferenza, poiché questa curva è associata ad un determinato livello di utilità e tutti i panieri sulla curva mi danno la stessa utilità, diventa indifferente consumare un paniere o un altro. L'utilità ordinale che abbiamo visto poco fa, cosa ci dice? Ci dice che una curva di indifferenza più in alto dal punto di vista grafico è associata ad una utilità maggiore perché è associata a panieri più sostanziosi, cioè a panieri all'interno dei quali ci sono più bene Y e più quantità di x e più quantità di bene y. Quindi, come vedete, spostandoci dalla curva di indifferenza U con 1 alla curva di indifferenza U con 2, le quantità consumate aumentano. E poiché abbiamo detto che il consumatore più consuma, più è contento, quindi più aumenta il consumo, più aumenta la sua utilità, l'utilità associata alla curva di indifferenza U2 sarà maggiore per forza di cose rispetto all'utilità associata alla curva di indifferenza U con 1, proprio perché i panieri su U con 2 implicano un consumo maggiore. Quindi più ci spostiamo verso l'alto, maggiore sarà l'utilità del consumatore e quindi quella curva di indifferenza rappresenta una utilità maggiore. Ora, però, per chiarire, i puntini su U2 sono fra di loro indifferenti. Ripeto, ma non sono indifferenti ai puntini su 1, quindi sulla stessa curva il consumatore è indifferente tra un pallino e un altro, tra un mix di beni e un altro mix di beni. Su curve diverse preferirà la curva più in alto. E infine,
Un'altra caratteristica delle curve di indifferenza che discende da quelle regole che abbiamo visto poco fa è che le curve di indifferenza non si intersecano. Il perché lo spieghiamo con questo grafico. Come vedete, i panieri A e C giacciono sulla curva U2 e quindi ci danno lo stesso livello di utilità. Però anche il paniere A e il paniere B giacciono sulla stessa curva, curva U1, e quindi mi danno la stessa utilità. Quindi abbiamo che A e C danno la stessa utilità e che A e B danno la stessa utilità. Di conseguenza, secondo questa costruzione, questo grafico, anche B e C dovrebbero darmi la stessa utilità. Ma non è così, perché abbiamo detto che più consumo, più sono contento, maggiore la mia utilità. Quindi il paniere B non ci può dare la stessa utilità del paniere C, perché C fornisce un consumo maggiore sia di X che di Y. Quindi per questo motivo non possono B e C darmi la stessa utilità e di conseguenza le curve non possono intersecarsi perché solo quando si intersecano si ha una situazione del genere. Quindi le curve non si intersecano perché verrebbe tradito, diciamo così, la regola della non sazietà. In questo caso avremmo un paniere C con un minor consumo rispetto a B che però ci dà lo stesso livello di utilità e per appunto una delle regole di comportamento del consumatore questo non può essere. Quindi B ci deve dare per forza una utilità maggiore rispetto a C. E graficamente questo non è confermato perché appunto entrambi ci danno la stessa utilità di A. Sembra come dire un gioco, però è un modo per spiegare perché le curve non si intersecano. Quindi le curve, come abbiamo visto nel grafico precedente, sono tra virgolette parallele, quindi possiamo avere curve più in alto, curve più in basso, però tra di loro non possono intersecarsi perché sennò verrebbero violati. Verrebbero violate le regole che abbiamo visto in precedenza, come appunto come la regola di non sazietà. Quindi ricordiamoci questo, non possiamo avere una situazione del genere perché sennò avremmo due panieri che ci danno la stessa utilità, pur con una quantità di consumo diversa tra l'uno e l'altra, e cioè pur avendo un paniere B che mi assicura un consumo maggiore di entrambi i beni. Quindi sicuramente poiché posso consumare in B più quantità di X e più quantità di Y rispetto a C, B mi deve per forza di cose, date le regole che abbiamo deciso in precedenza, mi deve per forza di cose dare una utilità maggiore. E quindi, ripeto, le curve non si possono intersecare. Riassumendo questa prima lezione sulla curva di indifferenza, che cos'è la curva di indifferenza? La curva di indifferenza nello spazio di consumo di due beni o di due servizi è l'insieme dei panieri che danno al consumatore la stessa utilità. Quindi tutti i punti, tutti i panieri che giacciono sulla curva di indifferenza danno al consumatore la stessa utilità e per questo si chiama di indifferenza, perché per un consumatore diventa indifferente consumare un paniere o un altro. Perché? Perché giacciono su una curva che mi dà la stessa, giacciono su una curva a cui è associata la stessa utilità. Quindi o un paniere o l'altro per me è indifferente. Inoltre abbiamo visto che curve più in alto mi danno un livello maggiore di utilità. Quindi tra consumare un paniere su una curva più in basso e consumare un paniere su una curva più in alto, il consumatore preferirà consumare il paniere su una curva più in alto perché a quella curva è associata una utilità maggiore. E inoltre le curve non si intersecano mai perché devono rispettare la regola di non sazietà che verrebbe in qualche modo, ripeto, tradita, usiamo questo termine, se le curve si andassero ad intersecare. Quindi più in alto sono le curve, maggiore le curve di indifferenza, maggiore sarà l'utilità. E le curve di indifferenza non si intersecano. Quindi abbiamo riassunto un po' che cos'è la curva di indifferenza, lo approfondiremo come concetto in un altro video e poi andremo a vedere cosa succede quando mettiamo nello stesso grafico il vincolo di bilancio e la curva di indifferenza, ma questo lo esamineremo in prossimi video. Per ora vi ringrazio di aver osservato questo video, vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, vi ricordo il Faro dell'Economia su Facebook per avere altre informazioni sull'economia e la finanza e se questo video vi è stato utile potete mettere un like.